Buongiorno a tutti. Oggi mettiamo a confronto due multimetri, uno per un uso generico più economico e l'altro un po' più professionale per il nostro laboratorio. Con quest'ultimo vedremo anche come misurare i principali componenti elettronici. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Cominciamo con il primo multimetro, quello più elementare e più economico, marca Tesman, modello TSM192. Nella scatola troviamo, oltre ad un pratico astuccio, anche un manuale con istruzioni dettagliate in italiano. Il multimetro si presenta molto compatto, sta nel palmo di una mano, con un pratico portapuntali nel posteriore, che ci consente anche di riposizionarli per effettuare misure più agevoli anche sui quadri elettrici. Analizziamo in dettaglio le quattro funzioni disponibili su questo multimetro. A partire dalla prima, in scansione automatica, possiamo misurare i volt, alternati e continui, la resistenza e la continuità, in maniera automatica direttamente. Seconda funzione importante è il non contact voltage, ossia la misura del campo elettrico senza contatto. Poi abbiamo una misura delle fasi dei conduttori. Misura live, ossia il campo elettrico individuato direttamente con il puntale rosso. Vediamo in dettaglio queste quattro funzioni. Una volta acceso, il multimetro si pone automaticamente in scansione sulla prima funzione. Premendo il tasto funzione, accediamo alla seconda funzione, ossia non contact voltage. Grazie ad un sensore di campo elettrico posto nella parte superiore, questo multimetro rileva il campo elettrico. Avvicinando una presa in cui è presente la 220 volt, il multimetro emetterà un segnale via via maggiore man mano che ci si avvicina. Nella funzione live successiva, invece, occorrerà il puntale per rilevare il campo elettrico. Attraverso un cacciavite cercafase individuo il conduttore di fase, quello marrone. Il puntale rosso agisce come un cercafase, permettendoci di individuare il conduttore di fase e il conduttore di neutro, contrassegnato dalla lettera L. In pratica, in questa funzione abbiamo un cercafase elettronico. La successiva funzione permette di individuare la fase su un conduttore multifase. Si tratta di una funzione che può essere utile soltanto in un ambito industriale, perciò non mi soffermerò a parlarvene. E passiamo alla funzione che più ci interessa, cioè la funzione auto inerente i volti in alternato, in continua, la misura di resistenza e il tester di continuità. Queste tre gamme vengono gestite in maniera automatica, quindi non è possibile selezionare manualmente la singola gamma. Per cominciare, andiamo a misurare la 220 volt presente su questa presa. Attenzione, se non volete prendere la scossa, non toccate mai nessuno di questi due conduttori. Con il pulsante Hold possiamo frizzare sullo schermo questa misura. Abbiamo esattamente 229 volt. Ripremendo il pulsante Hold, possiamo togliere la misura dallo schermo e iniziare una nuova misura. Il bello di questo tester è che senza cambiare alcune impostazioni possiamo andare a misurare per esempio una tensione continua come quella di una batteria da 9 volt. Con il tasto Hold, anche qui possiamo andare a frizzare questa lettura sullo schermo in modo da leggere meglio l'andamento per esempio di una tensione variabile. Quanto ai valori massimi, vi ricordo che questo multimetro accetta al massimo 600 volt alternati in ingresso. A questo punto andiamo a misurare una resistenza elettrica, nel mio caso una resistenza da 12 ohm. In questo caso, oltre alla misura della resistenza, avremo la cicalina che entrerà in funzione perché la resistenza ha un valore inferiore a 50 ohm. Il test di continuità permette quindi di misurare continuità su resistenze inferiori a questo valore. Da segnalare che questo tester non ha la funzione di test giunzioni per diodi e componenti elettronici, quindi non può essere validamente utilizzato nel laboratorio elettronico, ma solo in un ambito generale di impianti elettrici. Nonostante questo, ha delle ottime caratteristiche interessanti, non ultima la retroilluminazione per operare in ambienti bui e il non contact voltage sensor.
Sicuramente uno strumento da tenere a portata di mano per chi deve esaminare i centralini degli impianti elettrici, vista anche la sua particolare portabilità. Per concludere l'analisi di questo strumento, andiamo a vedere come è fatto al suo interno in maniera molto sintetica. Accanto ad un microprocessore centrale che controlla tutte le funzioni, abbiamo una cicalina piezoelettrica, una rete di ripartitori di tensione rappresentati da tutte queste resistenze, due resistenze di potenza, una serie di transistor SMD e il sensore NCV con associato un chip preamplificatore a occhio, un LM324. Sicuramente è un multimetro molto elementare, molto semplice, destinato ad un uso non professionale. Bene, a questo punto passiamo ad un modello più professionale. Modello TSM522S. Un tester anche questo automatico, custodia in dotazione, manuale anche questo in italiano, puntali staccabili. È presente un guscio di protezione su questo multimetro che risulta essere più piatto e largo del precedente. L'alimentazione è data da due batterie ministiro da 1,5 V. Queste due batterie Duracell sono in dotazione nella confezione. Stavolta però abbiamo molte più funzioni accessibili con 4 pulsanti. Tutte le misure sono accessibili manualmente, ma le prime tre sono anche in modalità automatica. Prima misura, tensione alternata e continua, resistenze, test di continuità, gli hertz della tensione di rete, la capacità dei condensatori, le giunzioni dei diodi, il non contact voltage già visto in precedenza, la funzione live, ossia il cercafase elettronico. A differenza del modello precedente, le prime tre grandezze sono selezionabili manualmente, come tutte le altre restanti. Il multimetro è dotato di autospegnimento. Una volta acceso questo strumento, parte in automatico la scansione sulle prime 4 gamme. Il secondo tasto ci permette di attivare la torcia retrostante a LED. Abbiamo un pulsante Hold per mantenere la lettura sullo schermo ed infine il tasto Funzione per accedere manualmente alle varie portate. In modalità manuale andiamo a misurare una tensione continua per questa batteria da 9 V. Sempre manualmente andiamo ad impostare la misura di tensione alternata. Anche questo multimetro accetta in ingresso massimo 600 V alternati. Da notare la presenza di una sorta di scala graduata. A questo punto andiamo oltre e facciamo una misura di resistenza. Oltre a misurare singole resistenze, questa portata può essere utilizzata per verificare la bontà di un potenziometro, in questo caso da 1 kΩ. Ruotando il perno che fa capo al cursore centrale di questo potenziometro, potremmo verificarne il buon funzionamento arrivando fino allo zero. Da notare il cambio di gamma dello strumento che sposta anche il punto decimale. Il guasto di questo componente è spesso dovuto all'ossidazione delle piste centrali del resistore o all'ossidazione dei tre contatti di scorrimento. Bene, su questa portata possiamo anche misurare in parte la bontà di un condensatore. Dopo aver cortocircuitato i due terminali per scaricare questo condensatore elettrolitico, andiamo a ricaricarlo con il nostro misuratore di resistenza. La resistenza progressiva indicata dal multimetro ci testimonia la bontà del condensatore. Un condensatore difettoso potrebbe comportarsi come una resistenza costante. Tuttavia, uno strumento più efficace per la misura della bontà di un condensatore è l'ESR Meter, oggetto di un mio video precedente, link in alto a destra. Ma passiamo alla portata successiva, ossia il test di continuità. Possiamo verificare la continuità tra due punti sotto ai 50 ohm. La lampadina ha una resistenza molto bassa e la cicalina suona. Su questa portata possiamo anche controllare per esempio fusibili per auto oppure la continuità tra due punti del circuito. È anche possibile verificare un LED.
Portata successiva, gli Hertz della corrente alternata. Prendiamo una presa a 220 volt, abbiamo una frequenza di 50 Hz. Misura successiva, la capacità di un condensatore. Scarichiamo con uno dei due puntali il condensatore e andiamo a misurarne la sua effettiva capacità. Valore 1000 microfarad a 25 volt, vediamo se corrisponde. Abbiamo esattamente 980 microfarad, perfettamente rientrante nella tolleranza del 5%. Altro condensatore, stavolta da 2,2 microfarad, 2.195 microfarad, quindi direi che anche per questo condensatore ci siamo. Adesso passiamo alla misura più importante nel laboratorio, quella del test giunzioni per i componenti elettronici. Per l'occasione ho realizzato una piccola basetta con dei campioni di componenti elettronici che, vi ricordo, dovrebbero essere preferibilmente testati fuori dal circuito. Andiamo a testare tutte queste giunzioni. Vi ricordo che la seconda lettera del tipo di transistor indica la polarità da applicare alla base per poter misurare correttamente la giunzione. Quindi, ad esempio, per un transistor NPN applichiamo il positivo alla base e il negativo agli altri due terminali per leggere le giunzioni. Giunzione base collettore 0,689 mV, classica giunzione di un transistor. Vi ricordo che il range corretto varia da 0,5 a 0,9 V. L'altra giunzione, base emettitore, invece misura 851 mV circa, quindi anche questa misura è corretta. Stesso discorso per questi piccoli transistor SMD, misuriamo questo PNP, quindi la base utilizzerà una polarità negativa, quindi terminale nero, e gli altri due terminali il puntale positivo. Per la giunzione base collettore abbiamo 651 mV, perfettamente nel range. Andiamo a testare la giunzione base emettitore all'incirca 700 mV, quindi anche questa è corretta. Misuriamo la bontà di questo grosso transistor di potenza, tenendo presente sempre la piedinatura e che si tratta di un PNP, quindi la base avrà polarità negativa. Base collettore a 586 mV, mentre la giunzione base emettitore a 614. Naturalmente, se effettuate queste misure sul circuito, potreste avere valori simili, ma in alcuni casi leggermente diversi a causa di componenti circostanti. Passiamo alla verifica della giunzione di questo diodo. Vi ricordo che il positivo va sempre sull'anodo, mentre il negativo va sempre sul catodo. Abbiamo anche qui circa 0,550 mV, anche questo diodo è buono. Naturalmente la misura inversa dovrà darci valore infinito, cioè OL. Nell'effettuare queste verifiche testate sempre i puntali del tester cortocircuitandoli, mi raccomando. Passiamo a questo doppio Schottky utilizzato negli alimentatori switching. Gli Schottky hanno una giunzione inferiore, infatti abbiamo circa 0,4 V. Questo valore di giunzione dai 400 mV ai 200 indica sempre un diodo Schottky, mentre un valore superiore un diodo ordinario. Anche qui misura inversa infinita. Andiamo oltre ed esaminiamo questo ponte raddrizzatore utilizzato negli alimentatori switching per convertire la 220 volt alternata in continua. Primo diodo 0,498 volt, secondo diodo 0,529, terzo diodo 0,530 e quarto diodo 0,510. Bene, a questo punto, volendo misurare l'ultimo componente, ossia un MOSFET con diodo incorporato, con questo multimetro possiamo soltanto misurare il diodo interno presente sulla giunzione DS, pari a 534 mV. Questo multimetro infatti non è in grado di eccitare un MOSFET perché è alimentato a 3 V. Per effettuare correttamente il test di un MOSFET, occorre procurarci necessariamente un altro multimetro, stavolta però alimentato a 9 V.
Solo quest'ultimo è in grado di fornire i 4 volte necessari ad eccitare il gate del MOSFET. Sulla portata test DOD andiamo a verificare innanzitutto che il drain e il source siano aperti, quindi non in cortocircuito. Fatta questa verifica, andiamo ad eccitare il gate con il puntale positivo del tester. E da questo punto, ripetendo la misura, troveremo drain e source in conduzione. A questo punto, spegnendo il gate con il puntale negativo, troveremo nuovamente aperta la giunzione. Bene, a questo punto passiamo in rassegna velocemente le altre funzioni di questo multimetro. La funzione NCV, che ormai conosciamo benissimo, non contact voltage, il LED rosso si accende in presenza del campo elettrico. Funzione live per individuare la presenza della fase su un conduttore. Per concludere, verifichiamo il funzionamento della scansione automatica tra le prime 4 gramme di questo multimetro andando a sottoporgli elementi differenti tra loro. Partiamo da una batteria 9 volt. Nel giro di qualche secondo abbiamo la nostra lettura. Misuriamo la resistenza di una bobina di un relè. Proseguiamo con un test di continuità. Beh, cosa posso aggiungere? Grazie alla scansione automatica sulle prime 4 portate è sicuramente molto più veloce da utilizzare senza alcun selettore, è molto compatto con un'ottima indicazione sul display e può essere anche validamente utilizzato per effettuare in modo manuale le misure sui componenti elettronici con le eccezioni viste per il MOSFET. Infine diamo un'occhiata al suo interno. Abbiamo il solito microprocessore centrale ed un altro integrato per la gestione del display, qualche transistor SMD e in particolare salta all'occhio questo relè che serve per commutare il circuito alle correnti in ingresso nella misura di tensioni e in uscita per la misura di giunzioni e resistenze. Ad occhio si tratta di un relè SMD a due scambi, due vie, probabilmente alimentato a 2,4 volt. Poiché funziona con due batterie ministilo e ha un grande display, andiamo a vedere l'assorbimento di tutto il multimetro durante il suo funzionamento. Resettiamo sempre la pinza amperometrica in prossimità della misura. 33 mA, quindi direi che questo multimetro non consuma nemmeno tanto. Nota finale, per concludere, questo multimetro non prevede la misura di corrente in ampere. Infine, in descrizione troverete il link per l'acquisto e un codice sconto riservato a tutti voi. Bene amici, dal mio laboratorio è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come al solito vi invito a mettere like, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'acquisto di tutti i prodotti che vedete nei miei video, cliccando sui quali contribuirete al mio canale. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao!